anno di DAD, scuola a distanza, e tempo di bilanci, dispersione scolastica, ricadute anche sulla socializzazione dei ragazzi e anche su alcuni aspetti dell'equilibrio personale degli studenti. Oggi un importante convegno qui all'antisala dei Baroni, al Maschio Angioino di Napoli. A parlare sono tecnici, sono operatori della scuola, insegnanti, specialisti. Seguite il servizio per Napoli News Magazine, Sergio Angrisano. Eccoci qua in compagnia della dottoressa Gandini. Dottoressa, oggi è una giornata molto importante, stiamo facendo un attimo il bilancio di un anno di didattica a distanza. Moltissime però sono le cause collaterali, gli effetti collaterali di quest'anno, di questa tematica, di questa tecnica della didattica a distanza. Sì, sono d'accordo, è stato un anno veramente faticoso per i ragazzi, ma non solo. E quindi è importante dire che la didattica a distanza non è scuola. E i ragazzi hanno sofferto veramente tantissimo quest'anno. E voglio dire che se i sacrifici sono necessari, le persone li fanno, però è importante oramai riconoscere che le scuole sono uno dei luoghi più sicuri, in assoluto. I giovani sono meno suscettibili al virus, sono meno suscettibili alla malattia, ma anche ai contagi, e contagiano significativamente meno rispetto agli adulti. Ora, questi elementi devono essere tenuti in conto, soprattutto ora che abbiamo i vaccini, quindi bisogna veramente cominciare ad avere meno paura del virus, cominciare anche a convivere con i contagi, col SARS-CoV-2, che sta diventando sempre meno pericoloso, fortunatamente. Ora, possono avvenire i contagi, ma se la malattia non aumenta, bisogna cominciare a tranquillizzarci, perché la salute è un concetto molto più ampio che non solo il contagio da SARS-CoV-2. Quindi ecco, vorrei mandare un invito a cercare di tenere la complessità della situazione. Qual è il messaggio sostanzialmente? Lei è fautrice di uno studio importante? Sì, nel nostro studio abbiamo analizzato tutti i dati delle scuole italiane da settembre a novembre e abbiamo mostrato che la scuola è uno dei luoghi più sicuri, e quindi l'apertura e la chiusura delle scuole non contribuiscono sull'andamento della pandemia, sull'aumento dei contagi, e che a scuola possono avvenire dei contagi, ma è uno dei luoghi più protetti. E quindi bisogna cercare di tranquillizzare, perché la scuola è veramente un luogo, un presidio sociale, un luogo in cui si insegna ad essere responsabili. È un luogo quindi che non riguarda solo l'apprendimento, ma riguarda la crescita completa dell'essere umano. Anche la socialità. La socialità, esattamente. E quindi bisogna cominciare a tenere la complessità della situazione. Grazie professoressa. A lei. Meno male? Sì, si può anche togliere, abbiamo un po' di distanziamento a proposito. Un pochino più al centro, per cortesia. Una più al centro? Sì, grazie. Dottore Gallo, siamo arrivati a giugno, un anno e mezzo di pandemia, però per la magistratura in quest'ultimo periodo grande lavoro, una pioggia di ricorsi, cominciando dai DPCM alle ordinanze dei sindaci, delle regioni, a proposito di scuola, di scuole chiuse, un grande lavoro per voi. Assolutamente, come sempre, un grande lavoro, tanto più in questo momento, perché come ho detto, ovviamente noi già interveniamo, come funzione anche di delizia